L'Ultra Trail du Mont Blanc, UTMB, è l'ultra trail più importante al mondo. Si celebra l'ultima settimana di agosto con diverse gare da distanze e difficoltà diverse. La gara più importante, che parte di venerdì, è di 171 km con 10.000 metri di dislivello. Si può dire che è un vero e proprio mondiale di categoria, dove gli atleti più forti al mondo si sfidano nel parco giochi più bello e alto d'Europa, il Monte Bianco. Quest'anno il livello sarà il più alto di sempre, si schiereranno al via i migliori al mondo, tra cui il nostro Roberto Mastrotto. Noi siamo andati a Chamonix, Francia, proprio per seguire la sua gara. Vi presentiamo Roberto. Raccontaci un po' di te per chi non ti conosce ancora. Sì, beh, io sono Roberto Mastrotto, atleta del team La Sportiva e corro principalmente gare in montagna su lunga distanza, quindi ultra trail. E quest'anno, insomma, qui a Chamonix prenderò parte nuovamente all'UTMB o UTMB, come dicono i francesi. E quindi questa, insomma, corsa attorno a tutto il massiccio del Bianco di 170 km con 10.000 metri di dislivello. E io ho cominciato a correre un po' per caso nel, diciamo, 2015, e principalmente per rimettermi un po' in forma, visto che avevo qualche chilo in più, diciamo, dopo qualche anno dove avevo abbandonato qualsiasi tipo di sport, e quindi prima di allora non avevo mai corso per correre. Pensate. E niente, da lì è proprio scattata questa passione, questa scintilla, e da lì non mi sono mai più fermato. Insomma, è stata tutta un'escalation di mi sono subito buttato in diciamo nel giro di pochi mesi ad affrontare la mia prima gara di ultra trail proprio nel mio paese, nella Valle del Chiampo, il Durona Trail, che insomma era al tempo una bellissima pazzia, quei 60 km con 3.200, che insomma non sapevo cosa volessero dire, e niente, da lì poi è stato tutto un susseguirsi. Che spettacolo. In Italia ti conoscono soprattutto dopo la UTMB del 2018, giusto? Dove hai fatto un grandissimo risultato, ma prima di quello in realtà già avevi dimostrato di essere un atleta importante per il panorama italiano. Raccontaci un po' le tue gare più importanti. Ma diciamo dal 2016, quindi poco un anno dopo aver cominciato, ho raccolto, non so, la prima vittoria proprio sulla gara di casa. È stata una grandissima sorpresa, insomma, e anche perché vincere proprio sulla gara di casa così è stata proprio una cosa magnifica. Te lo aspettavi? Ma non me l'aspettavo assolutamente, nel senso che c'era molta più gente, sicuramente più preparata, con più curriculum di me, e quindi è stata proprio una grande sorpresa. Quello stesso anno, 2016, ebbi anche il primo incontro, diciamo, con Chamonix, perché già, insomma, nel 2015, io dopo aver portato a termine in maniera un po' eroica, la definirei, nel senso che non ero assolutamente preparato per affrontarla, ma la mia prima Transdavet, che è una delle gare di casa che più amo, dove si percorrono tutte le piccole Dolomiti in un unico colpo. Diciamo, portando a termine quella gara, ottenete il ticket per provare il sorteggio al tempo per la CCC, quindi una delle gare qua del Bianco. Ho provato a buttare dentro, diciamo, il sorteggio, tanto ho detto non mi prenderanno mai per il 2016, invece fui sorteggiato e quindi mi trovai appunto nel 2016 ad affrontare la mia prima 100 km proprio qui a Chamonix, e quindi ecco, quella la prima delle tante. Arriviamo così poi a quella UTMB del 2018, che è stata una gara spettacolare. Là fu la mia prima 100 miglia, e
la prima in assoluto. Prima in assoluto, ne ho scelta una, una semplice per cominciare come distanza, però, però è stata una bellissima esperienza, insomma, anche perché diciamo non sapevo bene come avrei reagito alla distanza e soprattutto a tutto quel dislivello. Feci una preparazione, ci vogliamo anche lì, importante, nel senso che 3 settimane o 4 prima dell'UTMB 2018 venni qui a provare tutto il percorso in 3 giorni e accumulai, feci un bel carico perché soprattutto per all'epoca e in 6 giorni buttai su 245 km con circa 15.000 metri di dislivello e fu quasi eccessivo, nel senso che rischiai di non partire per quell'UTMB perché dopo mi sono trovato con i quadricipiti strapieni e insomma lì è stato solo grazie al fisioterapista che mi ha sbloccato giusto prima della partenza. E poi in gara è stato stupendo, nel senso trovavamo anche tanto freddo e tanta pioggia, però insomma è stata un'esperienza veramente forte e soprattutto anche quando verso diciamo il finale da Champelac in poi, che ci sono gli ultimi tre sotto l'ora, come diciamo noi, gli ultimi tre strappi da 1000, tre salite da 1000 circa, da 900, 1000 l'una, e mi trovai attorno diciamo la top 20, lì è stato un finale veramente cioè, lì avevi capito insomma di quello che stava succedendo. Sì. Che spettacolo. Roberto ha iniziato tardi a correre, ma sin da subito ha mostrato un grande talento. Ha vinto gare importanti ed è salito velocemente nel punteggio ITRA, un sistema di valutazione dell'atleta a seconda delle gare in cui partecipa. Oggi è tra gli italiani più forti in assoluto ed è nella top 100 mondiale. Alla UTMB si presenta con il 75esimo punteggio più alto al mondo. La cosa incredibile di questo atleta è che pur essendo un'elite ha un lavoro a tempo pieno. Mi incuriosisce capire come fa un atleta di ultra trail che deve fare tantissimi chilometri settimanali a gestire tutto quanto con la vita privata. Come fai? Ma diciamo in settimana mi ritaglio sempre a fine giornata lavorativa quell'ora e mezza, insomma, o quel che è, che mi permette insomma di costruire e inserire i lavori che devo fare in settimana. E poi devo sfruttare molto il fine settimana cercando di incastrare dentro le uscite più lunghe o magari a volte doppio con un'uscita la mattina e un'altra uscita più tardi verso sera, ecco. E perché tu fai altro oltre che correre? Assolutamente sì, purtroppo insomma purtroppo sarebbe bello fortuna vivere di corsa, ma in Italia no, purtroppo è complicato. Diciamo, la corsa è una passione molto importante, però insomma nella vita di tutti i giorni sono ingegnere meccanico e insomma faccio il project manager presso un'azienda che fa macchine per il settore farmaceutico e quindi niente, in settimana devo far coesistere le due versioni di Roberto e incastrare tutto, ecco. Dopo questa intervista siamo andati a farci una corsetta a sciogli tensione. D'altronde mancano 48 ore alla gara più importante della stagione. Questa è una di quelle gare che potrebbero cambiarti la carriera per sempre. Tu invece vai più forte in salita o discesa? Ma penso in salita. Penso in salita. Perché in discesa, oddio, mi difendo, ma c'è gente dove veramente molle giù tutto. Sì. E come si fa a non avere paura? Stesso. Come si fa secondo te per imparare a non avere paura in discesa? Ah, bisogna pensare poco. Cioè, proprio, ho proprio visto che quando ti metti a pensare tanto a dove appoggiare, come fare, cosa potrebbe succedere, è dove diciamo cominci a rallentare o inciampare o cosa, quindi in discesa va staccata la testa. Di solito come ti alleni durante la settimana? Quanti
sono i lenti e quanti lavori specifici? Ma rispetto a una volta devo dire che ho aumentato molto le uscite lente, quindi il cosiddetto Z1 Z2, e soprattutto diciamo in preparazione a una gara di questo tipo in cui il volume è importante sia di chilometri che di dislivello, e ho gioco forza ridotto molto le uscite di qualità, ecco. Poi rimane altrettanto importante tenere dentro le uscite dei lavori di qualità mirati, sia in piano per ridare un po' di brillantezza alle gambe, e sia in salita con delle salite magari forti, lunghe, in Z3, così, ecco. Invece quando fai lunghi, che lunghi sono? Oltre i 50, come te li gestisci? Ma se guardiamo ad esempio la preparazione per UTMB qua, proprio a ridosso, dove ho fatto l'ultimo ciclo di carico di volume, lì me la sono un po' impostata con 4 uscite, 4 giorni consecutivi da 40 km al giorno, con dai 3.000 metri ai 2.000 circa, quindi ho accumulato la distanza UTMB in 4 giorni con lo stesso dislivello, qualcosa in più, ecco. A 24 ore dall'inizio della UTMB, mentre le altre gare sono nel pieno svolgimento, gira voce che Kilian Jornet potrebbe non prendere parte alla gara. Ha il Covid. Lui è ovviamente il più atteso, il re delle ultra in montagna, e una UTMB senza di lui avrebbe un sapore diverso. Abbiamo chiesto così a Paul Capel, uno dei candidati alla vittoria finale, che cosa ne pensa. ¿Qué se siente? ¿Qué sensaciones hay para esta carrera? Nada, pues bien, estoy bien. ¿Te ha influenciado de alguna manera que Kilian Jornet esté así un poco en el limbo, se corre o si no se corre? Yo cuento que va a correr, ¿sí? Eso hemos de contar con ello. Después, que lo haga con COVID o no, cada uno que piense lo que quiera, si es ético o no. ¿Preferirías que corriese? Hombre, a mí me gusta, ya que está, pues yo ya me he preparado para que corra, ¿no? Sí. Estaría bien que corriera, pero bueno, entiendo que obviamente con una enfermedad así, con todos los problemas que ha generado esto. ¿Cómo te sientes con el Breaking 20? Bien. ¿Preparado? Está allí. ¿Sí? Está en el aire, los atletas lo tienen en el aire, sí, también, y quien lo consiga, pues oye, bienvenido será, pero es muy complicado correr en menos de 20 horas. En caso de conseguirlo, ¿tienes alguna otra futura a corto o medio plazo? Lo siguiente que vendrá de conseguirlo, ¿sí?, es que la plaza la vamos a reventar de fiesta. Pero muy bien. Esperamos que se consiga y suceda esto. No tengo nada más. ¿Y para la fiesta, sangría o para alguna otra bebida? La fiesta lo tengo todo preparado. ¿Sangría y o vermut? Todo el mundo estará invitado, eso lo prometo. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias. E buongiorno amici, è venerdì 26 agosto, sono le 10.55, oggi ce la siamo prese un pochettino più comoda perché questa notte si fa la dritta di 24 ore per seguire Roberto Mastrotto. Stiamo andando a Chamonix e dobbiamo fare un po' di burocrazie prima della partenza di oggi alle 18 e si parte, vediamo come sta Claudio. Buongiorno amici, sono qui pronta. Amici, sono le 4, siamo a Chamonix, manca 2 ore alla partenza. Io lascio qua Claudia che si incarica di filmare la partenza. Io invece me ne devo andare a 20 km da qua, dove ci sarà il primo punto dove prenderemo Roberto Mastrotto.
17:31 e siamo arrivati al checkpoint del 21esimo chilometro, una mezza maratona praticamente. Sono arrivato qua con largo anticipo, la gara inizia alle 6 a Chamonix, appunto si devono fare 21 chilometri per arrivare fino a quassù, e devo dire che il paesino qua è già addobbato a festa, tutti in attesa degli atleti della UTMB. Io non vedo l'ora e sono nervoso, quasi come se dovessi correre io. E amici, ve lo garantisco, un giorno correrò anch'io qua. Amici, la gara è iniziata alle 18 in punto, gli atleti sono partiti. Io sono qua al 21esimo chilometro ed è incredibile perché qua al bar, che è proprio sulla linea dove passeranno gli atleti al ristoro, ci sono un sacco di persone che sono con il cellulare collegati live mentre appunto guardano la gara. Insomma, UTMB ovunque. Gli atleti passano al primo checkpoint senza grandi problemi. In questa fase si vedono tanti sorrisi, ma anche massima concentrazione. E sono partiti! Guardate le amiche là sopra, il s'agit pas de se laisser distancer. Pour Audrey Tanguy, qui va arriver d'un second à l'autre, ici sur la place du Mont Blanc. Grande Rory, vai, vai! Siamo in Italia, Courmayeur, 80esimo chilometro, poco meno di metà gara. È 1:53 del 27 sabato, ormai sto perdendo anch'io condizioni di tempo e causa. Comunque siamo a Courmayeur e Roberto Mastrotto dovrà arrivare qua tra un po' di tempo, pensiamo un'ora e mezza circa. Comunque i primi runners passeranno proprio in questo centro ristoro tra poco più di mezz'ora, e ce ne sono tre o quattro insieme, quindi sarà una bolgia tra un po'. Qua storicamente dove si ritirano tanti atleti, perché siamo a metà, tutti quelli che sono in difficoltà di solito alzano la bandiera bianca proprio qua.
notte fonda e i primi atleti arrivano al ristoro. Questo qui è un 100% d'affetto. Ma parli meno di più. Ma metti tutto qui. Olè Roby! Roberto arriva un po' dopo i primi, ma sin da subito capisco che c'è qualcosa che non va. La faccia è sofferente, ha problemi di stomaco. In questo ristoro perderà tanto tempo, ma riparte. Siamo nella favolosa Champelac, sono le 7:11 del mattino, questo è il chilometro 125 più o meno e gli atleti tra poco passeranno da qui. Jim Wamsley è primo e dovrebbe passare tra meno di 50 minuti, sta volando. Kilian Jornet è dietro, in realtà non tantissimo, vediamo quando passano di qua quanto è il distacco, se ce n'è. Thank you.
toujours dans le calme. A démarrer le champ et c'est reparti pour la tête course. À la hauteur du chalet des Rissarazins. Et on devine les concurrents qui composent encore le top 5 ici à Champélac. Siamo ancora a Champlac, sono le 8:57, i primi uomini sono passati, i primi 6, 5, 6, è passato Jim, è passato Killian, è passato Zach, insomma sono tutti lì, anche se Jim lo vedo un pochettino meglio, Killian è staccato di qualche minuto, però sarà una bella lotta fino alla fine, da qua manca una maratona circa. Killian sappiamo che è molto bravo in salita, quindi potrebbe recuperare, stiamo a vedere. Ora stiamo aspettando la prima donna e poi ovviamente il nostro Roberto Mastrotto, ma non solo, perché anche Cucco sta facendo una bellissima gara e ho visto che sono praticamente appagliati in classifica, quindi probabilmente arriveranno qua insieme. Allora, sei in anticipo, eh? Sì, beh. Se no non è grande. La pancia, sì, sì. La pancia fa un po' le pizze, ma sto tenendo un po' a bada. Comincia a far caldo. Qui Roberto arriva in anticipo rispetto al suo tempo del 2018, ma non senza problemi. Il problema allo stomaco non è ancora del tutto risolto. Hai mangiato un po' di gel? Pochi. Ok. Qua dietro hai il riso e il panino. Si può mangiare. Vuoi cambiarti anche la fascia? Non so se ne hai altre di ricambio. Non so se sì. Metti quella. Vuoi ghiaccio spray? Sì, sì, grazie. Sempre qua dietro cipiti? Sì, sì. Ok. Resta pure un po'. Sì. Ok. Va bene, va bene. Sì. Stai bevendo? Sì, però di così. Vuoi bere? Vuoi portarti giù dietro la terza borraccia? No, no. Thank you.
Ed eccoci qua, Roberto Mastrotto è passato a questo punto, ovvero a 127 km circa, al 44esimo posto. Ha un po' di problemi di stomaco, un po' di crampi, ha fatto fatica a mangiare, però è riuscito a buttare giù qualcosa, il che è molto importante. Da qua c'è ancora un bel pezzo, però sono molto positivo e penso che ce la possa fare. Sta comunque correndo in progressione, sta migliorando il suo tempo rispetto al 2018, dove ha fatto il grandissimo risultato, il 19esimo posto. Sta correndo 40 minuti più forte, ovvero il passaggio qua a questo punto è di quasi 40 minuti più forte rispetto al 2018, quindi devo dire molto bene. Ora andiamo a prenderlo al prossimo punto e vediamo com'è. Siamo a Trient, 143esimo chilometro. Qua poco fa è passato Kilian e tutti i primi, diciamo, della gara. Mastrotto è intorno alla posizione 40, passerà di qui tra un po'. Noi lo stiamo aspettando. Devo dire che questo è un posto spettacolare per correre e anche per aspettare Roberto. Trient non manca tantissimo e Roberto deve stringere i denti per provare a fare una magia. Non si sta alimentando benissimo, sempre a causa dello stomaco, e le energie non sono quelle ideali. Sono le 14.36 e siamo a Valorsin, spero che si pronunci così. Siamo a 17 km da Chamonix e questo è l'ultimo punto di incontro per noi con Roberto Mastrotto, che dovrebbe arrivare tra una ventina di minuti. E intanto a Chamonix è già arrivato Kilian Jornet ed è grande festa perché è stato abbattuto il muro delle 20 ore, ovvero nuovo record del percorso originale UTMB. Olè, grande! Dai, Ci ha visto oro. Olè, olè. Thank you.
Vai Rami, vai Rami. Roberto chiude questa sua avventura al 35esimo posto assoluto in 24 ore, 13 minuti e 4 secondi, facendo il suo personale sul percorso. È il secondo italiano al traguardo e pensate che oltre 800 atleti si sono ritirati e molti avevano problemi simili a quelli di Roberto. Ma a volte la differenza tra un campione e un atleta normale si vede proprio in queste situazioni. Roberto è stato caparbio e nonostante non abbia raggiunto il suo obiettivo di scendere sotto le 24 ore, ha mostrato al mondo come si rispetta una gara di questo genere. La UTMB va rispettata. Non si può controllare tutto, se non la voglia di mettercela tutta. La gara l'ha vinta uno strepitoso Kilian Jornet, con tanto di record sul percorso. Secondo Matthew Blanchard, terzo Thomas Evans, quarto Jim Walmsley e quinto un grandioso Zach Miller. Tra le donne, vittoria di Katie Scheid, seconda Marianne Hogan e terza Catherine Gerbin. Da sottolineare il nono posto della mitica Francesca Pretto, anche lei del team La Sportiva, come Roberto. Io spero che questo documentario vi sia piaciuto.
abbiamo deciso di distribuirlo gratuitamente nonostante il grande investimento. Se avete voglia di ricambiare, trovate il link a PayPal per le donazioni. Un altro modo per aiutarci è quello di mettere like, iscrivervi al canale e far girare il più possibile il link a questo film. Ovviamente non mi resta che dire correte e fate l'amore. Allora Roby, primo commento a caldo, com'è andata? È andata molto bene, perché comunque questa è stata, nonostante i problemi, del mio miglior UTMB. E purtroppo dall'ottava ora di gara ho cominciato a avere dei crampi all'addome, che in qualche maniera sono riuscito a gestire qua e là, e dopo puntualmente si ripresentavano, però diciamo che hanno un po' guastato la gara, perché ho dovuto spendere molto più tempo ai ristori, perché mi alimentavo sostanzialmente lì. Però hanno guastato un po' il tempo finale, ma non il viaggio, e comunque l'arrivo qua a Chamonix è una cosa stratosferica. Complimenti. Grazie. Grandissimo.